Salve gente, sono Jack di Gaming Knowledge, benvenuti in questo video di Dark Souls Prepare to Die. Ci siamo fatti una lunga passeggiata per tornare al santuario. Da qui raggiungeremo la tizia maledetta. Depreda cadavere? Oh mio Dio, ma com'è morta? Oh mio Dio. Avevo pure trovato un'altra anima della guardiana da darle. What now? I'm not up for chatting. Come? Quella è morta là sotto. I'm not up for. Sono a bocca aperta completamente. Oh, hello. Well, you certainly are keeping at it. I wish to do what I can to look. I am aware of. Oh, do not worry. Madonna, rincoglionito. Non c'è nessun altro. E manca il tizio con l'armatura. Vediamo qua il piromante. Ah, well, oh, please, as always. My teacher, whom he said that we bought both. Allora, c'era un globo dell'occhio nero. Aspetta, ma non è che l'hanno uccisa? Il globo dell'occhio nero, se non sbaglio, oh mio Dio, era quello che permetteva di raggiungere, non mi ricordo come si chiama, comunque il tizio che uccide, invade il mondo di un uccisore di guardiano, oh mio Dio. E sconfiggilo per reclamare l'anima della guardiana. L'occhio nero veglia costantemente sulla città degli dei Anor Londo. Wow, oh mio Dio! Cosa? Cosa? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Shock! Shock totale! Le cose si complicano non poco. Porca troia. Porca troia, un falò vicino dove lo trovo? Potrei. No, 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 no. Non facciamo assolutamente nulla di rischioso. Allora, andiamo da questa parte, che i nemici sono semplici. Oh mio Dio, sono veramente scioccato. Addirittura il fuoco non funziona. Ma poi perché? Cioè, gli altri fuochi negli altri luoghi funzionano alla fine. E non hanno delle guardiane, o almeno credo. Ok, massima attenzione. Massima attenzione, cioè, perché potremmo morire anche contro questi idioti. Come vedete ho quest'altra arma. Visto che l'arma diciamo pesante del Cavaliere Nero è leggermente distrutta. Ok. Allora, di qua intanto possiamo andare a toglierci questa maledizione. In questo modo avremo più energia. Wow. Pazzesco, veramente. Povera guardiana. Era lì muta. Boh. Ok. Come
Pazzesco. Allora, adesso un falò vicino, dove lo trovo? Non mi ricordo, forse qua vicino c'era uno. Allora. Da questa parte forse. Non dovrebbe essere difficile avanzare in questa direzione. Gli unici nemici un po' più pericolosi sono i cani, ma insomma, con lo scudo alzato dovrei cavarmela egregiamente. Ok. Qua ovviamente non avevamo falò. Vabbè, allora qui potrebbero esserci una serie di imboscate. Oh mio Dio, che cazzo! Via! Merda! No! Cazzo! Madonna, devo... No! No, maledizione! Ok, questa è veramente una situazione pesante, veramente. Questo sì che è difficile. Finora avrei dato un grado di difficoltà alle cose che sono avvenute. Un grado di difficoltà di massimo 8. Qua siamo già a 9. Vicini al 9 e mezzo, devo dire. Perché cazzo, è un inferno, c'è un bordello di strada senza checkpoint. Questa cosa è veramente folle. Tuttavia, allora, se andiamo di qua, potremo raggiungere un falò con 10 fiaschette. Ma in realtà l'avrei potuto sbloccare anche là, ora che ci penso, ma vabbè. Almeno non sprechiamo altre anime. Cioè altre anime, altre umanità. Ok. Va bene. Da questo falò avremo 10 fiaschette e potremo provare ad invadere quel bastardo. Forse una volta sconfitto, grazie all'anima della guardiana, potrò ravvivare la fiamma nuovamente. Wow. Sono veramente sconvolto e anche agitato. Quindi è una situazione veramente terribile. Qua le solite 400 anime di qualcosa che muore, ancora non ho capito cosa. Uff, allora. Calma. E sangue freddo. Wow. Non posso usarlo, forse devo essere in forma umana. Allora abbiamo fatto bene a venire qua. Allora, dieci fiaschette, siamo in forma umana, non abbiamo la nostra solita arma, abbiamo questa che comunque è un'arma veramente buona, che tra l'altro ha due mani, fa questo, perfetto, ora abbiamo a rischio pure quest'altra arma, grande, ma forse questo attacco, ecco cosa fa, consuma l'arma più velocemente, sarebbe una buona spiegazione, vediamo un po'.
107 su 360, vediamo un po'. Cazzo, sì! Oh mio Dio! L'ho consumata bestia! Prima di combattere contro il drago famelico, ho spammato questo attacco un sacco di volte, va bene. Abbiamo perso anche la nostra seconda arma buona. Cosa ci resta? Cosa ci resta? È tanto male. Oh mio Dio. Ah. No, no, no. Non mi sembra una buona idea. Questa è anche un'arma abbastanza buona. 107 più 34 serve. Se è veloce, non sarebbe niente male. Poi cos'altro c'è? La buona vecchia ascia da battaglia. Questa richiede 32 a forza che non abbiamo. Oh mio Dio, 380 e 305. Che potenza. Mazza grande. Ah, non è male. Sorprendentemente veloce. Wow. Interessante. Ok, va bene. Forse però, vabbè, dovrebbe poter fare dei backstab pure questa, no? Speriamo sia così. Iniziamo provando con questa, dai. Dovrebbe funzionare adesso, no? Sì. No, no, non funziona, cazzo. Ma non è che è a causa di quel glitch che non fa fare invasioni? Che non posso nemmeno invadere. Cioè, nemmeno invadere questo qua? Minchia. Questo sarebbe veramente un problema, però. Uffa. Situazione veramente di merda. Cazzo. E ora che minchia faccio? Niente. Devo tornare nuovamente indietro. Maledizione. Oh cazzo, siamo stati invasi. Maledizione, aumentano i problemi. Porca troia, ma cos'è? È un rimbambito. Ma che? Una bella mannaia. Sì, molto rimbambito. Vaffanculo, cazzo, maledizione. Ah. Non ero abbastanza veloce per colpirlo prima che lui colpisse me. Ok, questo è un gameplay veramente disastroso. Maledizione. Ok, quindi qua c'è questo spirito oscuro. Ma caro spirito oscuro, vabbè dai, vaffanculo. Sconfiggiamolo, dai, pazienza. Sprechiamo altre umanità. Ok. 9 fiaschette. Merda, non basta. Eccolo qua. Speriamo che quelle maledette zanzare non vengano.
Una bella arena. E credo che sia veramente un'arena PvP questa. Eccolo qua. Guarda, che educato. No, ma che... Come ha fatto? La CPU è veramente terribile. Quella del 3 è un grande passo avanti. Le 3 umanità non sono niente male. Perché questa donna nuda con la mannaia? Mannaia, mannaia, mannaia. Dov'è? Eccola qua. Potenza 90 più 45. Che arma è? Un'arma a colpo singolo. Ah, che schifezza. Ah, è uguale alla lasciata da battaglia. Figo. Vediamo questo se... Ehi là! Wow! Peccato che fa schifo pure questo. Cioè, praticamente fa questa animazione stupida in cui vabbè, teoricamente dovrebbe caricare il colpo, ma in realtà serve solo a perdere tempo. Falcione? Uguale, ma molto più veloce. Niente male. 82 più 29. Vediamo questa. Ok, come l'arma che avevamo, ma più debole. E infine c'è, vabbè, la Claymore, lasciamola stare. Spada leggera da stora, spada lunga, 80 più 37. Va bene, dai. Teniamoci questa. Ah, devo tornare là sopra. E andare a un falò. Prima di avanzare ho fatto una cosa credo abbastanza furba, ovvero racimolare qualche altra anima in più che mi ha permesso di arrivare insomma, al numero richiesto per poter fare un livello. Un livello che io vado a mettere a forza. E basta, perché cioè, non mi serve a niente aumentare di solo uno l'umanità. Invece se riuscissi ad aumentare la forza di altri 3 dopo questo aumento, potrei prendere delle armi veramente potenti. Da 32, visto che ora sono finalmente a 29. Oppure cambiato arma, visto che le altre armi facevano veramente pena. E ci voleva mezz'ora per uccidere questi cosi. Invece con questa riesco ad ucciderli con 3 colpi. Oppure con 2 colpi, se il primo colpo faccio l'attacco in salto, premendo avanti e attacco pesante. E perciò niente, avanziamo così. E insomma, speriamo che vada tutto bene. Il tizio è tornato. Spero che tipo non mi attacchino, cerca Oh, di uccidermi, me. no? I've become Ah. separated from my lady. I've scoured near and far. Where could she have gone? Ok, si è persa la tizia. Your Highness, where have you gone? I am in time. Oh, woe is me. Ok, nuova missione, trovare la tizia. Oh, I'm sorry. Sometimes I lose myself. Ah, non posso parlare. Vaffanculo, ciccione. Allora, ho pensato che in realtà il falò più vicino è da questa parte. Andando dritti in questa direzione, se non sbaglio, si raggiungeva quel ponte e la zona dove c'era il fabbro. Perciò il primo falò più vicino che posso trovare è questo. Dopo aver trovato questo falò, c'era un altro luogo in cui, diciamo, vorrei andare e dovevo ancora andare.
Ovvero quella parte vicino a dove abbiamo ucciso la viverna, parte nella quale c'era una zona tipo un po' sopraelevata, con una luce incredibile che pareva quasi dirti che, insomma, che se ci andavi qualcosa compariva dal cielo, ti prendeva e ti portava da qualche altra parte. Ok. Mentre siamo qua, andiamo dal fabbro. Dobbiamo portarci forse addirittura due tizioni. Non mi sembra di averglieli portati. Ecco. I could smith some. Why not lead? Sì. Why? I could. Ok. E dovrei averne un Sand's altro. fortress is an omen. It is the only route, of course, where they won't stop. Quanto costa riparare? 600 e 400, pochissimo. I'll be seeing you there, Beaker. Allora, dovrei avere un'altra edizione, se non mi ricordo male. Well, you seem to need anything. No, va bene, forse già gliel'avevo dato. I'll be seeing you there. Va bene, quindi con un po' di anime potrò riparare la mia vecchia spada. Allora, quindi la vado a riparare. Nel frattempo andiamo qua, vediamo se c'è qualche novità. Riparo l'arma e poi mi dirigo in quel luogo in cui volevo andare. Vicino al ponte della Viverna. Vediamo un po'. Non succede nulla, no? Still close. Ok, niente. Eccoci qua. Ok. Niente. Non succede nulla. Ok, pensavo sarebbe accaduto qualcosa di particolare, invece no. Questa però forse potrebbe essere la statua tipo dei guerrieri del sole, no? C'era una statua rotta anche sul 3. E in quella statua, insomma, si faceva il patto qua dei guerrieri del sole. No, non l'ho sbloccato il sia lodato il sole o qualcosa del genere, solo il ballo qua, come si chiama, vi andiamo a comandare. Va bene, ragazzi, questo video direi che si può chiudere qua. Datemi una mano, spiegatemi perché non riesco a teletrasportarmi. Spero non sia veramente per colpa di quel bug, perché sarebbe veramente fastidioso come cosa. Dovrei per forza inserire una mod per poter fare una meccanica anche di gioco. Mi dà molto molto fastidio. Ma va bene, in caso vedremo. Al prossimo video. Ok, sono idiota, lo so.